Via vede di ti sulle rive del fiume. Via vede di ti Via vede di ti sulle rive del fiume. Ina Li avete visti sulle rive del fiume. Li avete visti sulle rive del fiume. Volevo parlare, sono Richard Benson, dell'album L'Inferno dei Vivi, che contiene questo pezzo dei Nani, che forse è il pezzo più facile, il singolo tratto da questo disco concettuale prodotto dai fratelli Zampaglione. Però tutti i testi sono i miei, la musica dei Nani è tutta mia e ho scritto le musiche anche insieme ai fratelli Zampaglione degli altri pezzi, ovvero Succhiavo, Olio di Croce, L'Olio di Satana, e secondo me è un disco abbastanza diverso dagli altri, perché più che cantare recito, come ad esempio in Sangue di un mare morto, io con mio cuore in mano, chiuso in un globulo agro dalla forma di un cranio. Sangue di un figlio grande, nato al di là del muro, gocce che muovono il silenzio, rosso che sporca il gesto. Perché l'hanno chiamato Carmelo Male invece di Carmelo Bene, perché è un album più che cantato, recitato. Volevo inoltre parlare della colonna sonora del film L'Inceneritore. Ringrazio il regista Pier Francesco Boscalo degli Ambrosi, che mi ha chiamato proprio ieri, dopo tanti anni che non ci siamo visti, e mi ha invitato nella sua casa a Padova, dove vive anche il mio vecchio tecnico delle luci, ovvero Franco Leone, per cui mi piacerebbe fare un viaggio dopo che appunto finisce questo coronavirus e andare a trovare tutti questi miei vecchi amici. Ho ricevuto i complimenti anche dall'avvocato Roberto Adinolfi, che si è complimentato con me per la colonna sonora, per il brano finale che si chiama Incinerator. Io l'ho chiamato Streets Full of Blood, poi in CI figura Incinerator. Tutto scritto da me, con gli arrangiamenti miei, la chitarra mia, e l'orchestra sintetizzata dal maestro Aldo Tamborelli, fatto dalla CAM a Via Virgilio 13 in Prati, per cui ho lavorato con Aldo Tamborelli e Paolo D'Ossena, che mi ha prodotto anche il disco Animal Zoo, mentre Pino Marcucci, un altro produttore, mi ha prodotto Renegade e Flashback, mentre il produttore Enzo Barra mi ha prodotto il disco Madre Tortura. Questa è un po' la storia di tutti i miei dischi. Poi altri mi domandano che chitarre hai usato. Ne ho usato parecchie, tantissime chitarre, anche quella dei Rammstein, che è una Gibson Les Paul senza la leva purtroppo, ma a me serve molto la leva per creare questi fischi, no? Queste divergenze musicali
uso in vari pezzi. Adesso spero di trovare un editore che pubblicherà le canzoni scritte da me e la mia amica Cinzia, oltre a fare un gruppo con il batterista italo-americano John Macaluso e un bassista, forse Roberto Tiranti, ex New Trolls e poi adesso cantante dei Labyrinth, in cui suona tuttora John Macaluso. Ricordo che John Macaluso è stato 4 anni insieme al grande chitarrista svedese Yngwie Malmsteen, ma non solo con lui, anche con i Symphony X al posto di Jason Rullo, anche con i TNT, anche con, non so, Vitaly Kupri, un tastierista russo mostruoso. John Macaluso è stato batterista di tanti gruppi, infatti quando ci siamo incontrati la prima volta io gli ho detto: io sono un tuo grande fan, e lui mi fa: anch'io sono un tuo grande fan. Un'altra cosa che vorrei mettere a tacere sono tutte le voci che dicono che sono morto e non capisco per quale motivo. Un saluto a tutti da parte di Richard Benson.